di vista della FIUM, il punto di vista della CGIL. Questo è la conseguenza del tentativo di indebolire il ruolo, la portata di un contratto collettivo nazionale di lavoro, perché esso è punto di riferimento dei lavoratori e, se posso dirlo, è anche il simbolo di unità del paese e del mondo del lavoro. Allora, è la conseguenza del fatto che a fronte di una crisi come questa che viviamo non si può non pensare di mettere le mani, di riformare gli ammortizzatori sociali cercando di ampliare e di estendere le prestazioni per i lavoratori che ne sono provvisti anche per coloro che ne sono provvisti. È la conseguenza del fatto che non tiene in considerazione il punto di vista dei lavoratori, delle lavoratrici, non tiene conto di quello che pensa la maggioranza dei lavoratori, di quello che esprime, e questo è un problema non solo della CGIL, è un problema del governo, del Parlamento, delle forze politiche, si chiama democrazia partecipativa, democrazia sindacale, è un problema anche di chi ha firmato e sottoscritto l'accordo separato. È la conseguenza che non si procede, si parla, non si procede a bloccare i licenziamenti, e a fronte della necessità di non disperdere quelle che avevamo detto essere le professionalità, le competenze dei lavoratori, come si fa se ormai migliaia giorno dopo giorno di lavoratori in Italia e centinaia nel nostro paese lasciano la mobilità per tornarsene a casa? È la conseguenza che non si affronta il tema della crisi del nostro paese, dei nostri territori. Questa è la conseguenza di questa grande forte manifestazione. E così anche a Roma e nel Lazio e nelle altre regioni, e così nel paese, perché si continua a perdere, il lavoro, la crisi avanza, ci sono tanti lavoratori in cassa integrazione, mobilità, nessuno ritrova lavoro. Come si fa a dire che stiamo uscendo dalla crisi? Non ci siamo accorti che nemmeno un lavoratore a Roma e nel Lazio, così come in Italia, abbia ritrovato lavoro dopo la cassa integrazione e la mobilità. E allora siamo dentro purtroppo la valanga della crisi, e lo è i piccoli e i grandi negozi, lo è l'agricoltura e l'industria, lo è l'edilizia e i servizi, lo è la sanità privata e la scuola. Cresce la disoccupazione, le iscrizioni ai centri per l'impiego non svolgono più la loro funzione, e la gente non ci va più, ma verso la speranza, verso le istituzioni, verso il pubblico, perché quel centro dell'impiego non funziona, non ce la fa a metterlo in relazione con il mercato del lavoro.